che cosa succede su Excel, perché anche Excel avrà il pannellino sulla destra con Copilot, quindi con la possibilità di chiedergli informazioni. In questo caso su Excel che cosa posso fare? Sui dati che io ho nel mio file Excel, in questo caso l'esempio è di chiedere a Copilot di analizzare, no, i dati e fargli un summary sul trend, diciamo, visto su questi dati. Oppure gli posso chiedere di crearmi dei grafici, oppure crearmi una tabella con dei dati aggregati. E lui te lo fa, diciamo, in completa autonomia. E ovviamente ogni volta ti ricorda, guarda, occhio, cioè tieni sempre d'occhio i dati, perché io sono un'intelligenza artificiale e comunque posso sbagliare. Poi posso mettere formattazioni, posso, questa è una roba incredibile, che è appena apparsa nel video, gli posso chiedere delle prediction, cioè fammi una predizione, oppure rispondimi alla domanda tipo cosa poteva succedere se il tal dato al posto di essere dell'1% era del 10%, perché magari era il mio obiettivo, e lui ti dà la risposta. E oltretutto, oltre a darti la risposta, ti dice anche il perché, cioè ti dice proprio il modo in cui ti ha generato questi risultati, che era visibile qua sulla destra poco fa. Ok? Allucinante, veramente allucinante.